Questi frammenti carbonizzati sono quello che resta delle pagine della storia della comunità cristiana irachena, conservate da 1400 anni in questo monastero alle porte di Mosul, il più grande dell'Iraq, liberato nel fine settimana. Da due anni gli jihadisti ne avevano fatto il quartier generale della Hizba, i guardiani della moralità, cancellando ogni traccia del cristianesimo. Hanno abbattuto statue, rimosso croci, raschiato dai muri scritte in siriaco la lingua parlata da Gesù. E hanno cancellato anche ogni riferimento a Mar Behnam, figlio di un re assiro che, secondo la leggenda, fece costruire il monastero come penitenza per aver ammazzato due bambini che si erano convertiti al cristianesimo. Grazie a Dio e agli sforzi delle forze di sicurezza e delle brigate di Babilonia sono stati liberati il centro di Nirmud e il monastero, che è tornato così alla comunità siro-cattolica di Mosul e delle aree vicine, afferma il comandante Azim Matti. Il campo di Jada si trova a circa 80 km a sud di Mosul, dove continua l'avanzata delle forze alleate. In queste tende tirate su da Save the Children, i bambini frequentano la scuola di domenica. Gli insegnanti sono stati reclutati tra gli sfollati. Dopo due anni di oppressione dell'ISIS, i bambini non sanno leggere e scrivere. Mi sono specializzata in educazione all'università e ora voglio salvare i bambini dall'ignoranza, racconta Sabri. La guerra è vicina, 80 chilometri dicevamo, ma neanche le bombe riescono a frenare la gioia di questi bambini. E come dice Sabri, ora la speranza è tornata.